Tutte queste informazioni, tutti questi dati che raccogliamo ovviamente poi vengono analizzati con appositi software che ci permettono di sia identificare le specie con il supporto poi a volte di campioni biologici che sono stati effettivamente raccolti con robot, sia poi di quindi quantificare il numero di organismi osservati per ciascuna specie, quindi l'abbondanza delle specie, la ricchezza specifica, la dimensione degli organismi, quindi le strutture di popolazione. Il futuro va verso l'aiuto dell'intelligenza artificiale che potrebbe permetterci di ottimizzare il lavoro per alcuni organismi oppure soprattutto per i rifiuti. I dati raccolti con i diversi strumenti utilizzati durante le campagne oceanografiche servono anche per elaborare modelli che consentono ai ricercatori di selezionare, tra le tante aree ancora inesplorate, quelle che potrebbero ospitare l'habitat di una specie di interesse. Grazie a questi modelli noi definiamo dei siti dove c'è un tipo di fondale adatto ad ospitare la specie che ci interessa. Una volta che abbiamo individuato questi siti, si parte con una campagna di ricerca e si va quindi in acqua con il ROV, e questo ci permette quindi di validare il nostro modello.